d'attacco, allora, se vogliamo dirla tutta. Storrock si va a vedere però con il recupero, McIntyre a tutto campo, si protegge, va a segnare un canestro incredibile con la mano sinistra contro ogni legge fisica, reazione di cuore, di grinta del Montepaschi. Peroglu, tutte e due da Kaukenas, come dico bisogna essere sereni, tranquilli, non troppo perché adesso Domerkan francamente è andato un po' molle sulla palla e vedete che anche McIntyre gli fa segno. Vai forte come fosse un rimbalzo, la soglia fra l'isteria e la forza mentale è molto labile. Rimedia però Benjamin Edge con una gran stoppata da Valere e la palla recuperata da McIntyre. Domerkant, la finta di tiro, si butta dentro, scarico, Storrock e va a inchiodare la schiacciata in faccia a Zarzaris. Segnali di risveglio da parte. Perfette condizioni fisiche, però Carraretto avrebbe potuto giocarsela, diciamo, con maggiore fantasia. Tripla di McIntyre, a segno con il meno 6 per di più. Canestro troppo facile subito da Siena, firmato Antonis Fotsis, c'è in campo Thomas Res per il Montepaschi, difficoltà adesso a sviluppare il gioco per Siena, Kaukenas contro Fotsis, costretto a scaricare fuori, deve tirare McIntyre e segna Terrell McIntyre, una tripla. Pallone. E sono 4 le palle perse di Rimas Kaukenas, forse quello che più degli altri sembra eccessivamente frenetico nella sua volontà di ribaltare la storia di questa serie. Adesso deve attaccare Fotsis, un po' incerto, pallone fuori per McIntyre, ancora una tripla di Terrell McIntyre, 3 su. Se Res fosse girato da qualche parte arriva il recupero della palla. Kaukenas a sfidare Pekovic, Lavrinovic a rimbalzo a sfruttare il tentativo di aiuto di Nicola Pekovic e Siena torna lì e costringe Obradovic a chiamare timeout, più 7 Panathinaikos, ma ancora una volta Siena con le unghie recupera un po' il trend della partita e canestri fra virgolette comodi, farebbe un grande aiuto e un grande supporto per Siena. Batiste vuole portare vicino a canestro Lavrinovic, tiro difficile per Batiste, lavora Res a rimbalzo contro Fotsis che ha preso posizione, facilita il rimbalzo di Sato, pallone per McIntyre contro Fotsis, le finte, si alza da 3 punti, Terrell McIntyre, la tripla del meno 5 di Siena, meno 5, McIntyre mostruoso da 18 punti, 41 Panathinaikos, 36 Montepaschi, 4-13 all'intervallo, andiamo a sentire cosa succede nel resto dei quarti di finale. Purtroppo non va. La palla schizza fuori, attento Kaukenas che si arresta, vuole Eze, lo trova nel cuore dell'area, Eze con la mano sinistra, trova il canestro, un canestro raccattato dalla spazzatura per Benjamin Eze, altro time out al Palamensana. E sarà un time out pesante per i giocatori del Panathinaikos. 1 su 2 di Battista, 1 su 4 dalla linea del tiro libero per lui in questa serata e sono tutti i suoi 3 punti segnati in questo secondo tempo. Arriva McIntyre, altra tripla con Zarzaris che gli chiudeva totalmente. Si riprende a giocare, blocco di Eze per Terrell McIntyre che spezza il raddoppio fuori per Storrock, non prende il tiro, attacca Spanulis che lì che lo aspetta, si avvicina, Storrock non trova, vola, rimbalzo, le finte, si appoggia il tabellone, Sean Storrock. È impossibile, Diamantidis contro Sato, altro blocco di Nicola Pekovic, Diamantidis va in angolo, deviazione di McIntyre, contropiede di Kaukenas, sulla palla, gran palla di Storrock, sorpasso Siena, Palamensana, 5-8 Montepaschi, 5-7 Panathinaikos, 2-52 alla fine del terzo quarto. Qui esplode la rumba, questa è una palla recuperata fantastica su Diamantidis, poi questo è fin troppo fa. Non solo del Montepaschi, Spanulis in qualche modo a rendere difficile il taglio, il movimento di Terrell McIntyre che chiama a gran voce Eze per il blocco, riesce ad andare a sinistra McIntyre, resta con Pekovic, gran palla per Eze, che va a schiacciare e il canestro è valido, c'è il fallo di Drew Nicholas, Benjamin Eze. Con la schiacciata dei bei tempi è il primo gesto da Eze di questo tipo in attacco che li vediamo fare in tutta la serie. Sì, è vero, è verissimo, fra l'altro si è portato dietro, certo Nicholas è un peso gallo rispetto a lui, però se l'è portato dentro come avrebbe dovuto fare, ricorderete qualche azione. Domerkat fuori per Fotsis, il tiro da 3 punti di Fotsis che non va, Eze che strappa, il rimbalzo, poi perde la palla, rischia di perderla, rotola però nelle mani sicure di Terrell McIntyre, il palleggio di McIntyre, alza la palla per Eze e va a sbagliare la schiacciata, Benjamin Eze, era già tutti in piedi al Palamensana.
mancata ancora una volta l'occasione del pareggio. Ma manca 5 minuti, fa niente. Difendere adesso è un errore bello da fare. Difendere come ha fatto prima, occhio a Nicolas che è in quest'angolo qui, eccola lì. Recupero di Domerkant, può correre Siena, McIntyre per Sato dall'angolo senza paura, il tiro di Sato, rimbalzo di Domerkant che appoggia, Sato che prende il palo, Domerkant che raccoglie da puro opportunista, parità a Siena, 6-9, 6-9, 4:45 da giocare, ha scelto un bel momento Domerkant per segnare i primi due punti della sua partita. Spanulis in palleggio, non si sente più nulla, Petrovic stoppato da Eze, stoppato da Eze, corre McIntyre, tira da tre punti in faccia Spanulis e segna Terry McIntyre, pazzesca Siena, pazzesca Siena, tutti in piedi al Palamensana. Perché siamo legati dalle cuffie, ma sarei già attaccato al lampadario anch'io, devo dire, la giocata di Eze, vedi, ha sbagliato quella schiacciata al volo, ma è un bello sbaglio, guardate qua, eccolo qua caro Pekovic, sei grande giocatore, ma torna, perché questa azione qua, onestamente, ti ha proprio messo dietro la lavagna, questa poi, vabbè, McIntyre, è inutile stare a commentare il genio del basket. McIntyre 31 punti, 6 su 10 da 3, 3 su 3 da 2, metteteci anche 4 rimbalzi, 3 assist e 5 fast Pozzis, davvero pazzesco come in gara 1 con una tripla pesantissima che vale il pareggio, ma McIntyre già dall'altra parte, Giorgi su Battista Pin, fissato con il fallo di Fessana, vince 91-84, si qualifica per la Final Four di Berlino, siamo d'accordo col pubblico di Siena, tutti in piedi per questi ragazzi, grazie.